Ma buonasera, ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo insieme per una bella diretta. Ho cambiato un po' orario, invece di essere verso pranzo sono quasi verso cena, perché insomma oggi è una bella giornata impegnativa da un punto di vista di programmazione. E quindi oggi a pranzo non ce l'ho fatta a essere con voi, però sono qua la sera, magari siete anche più rilassati, più tranquilli e io insomma vi farò vedere un po' di outfit casual per questo tempo che fa un po' le bizze, ma insomma noi lo coloriamo e lo diamo, gli diamo un po' di stile, insomma, no? E così vi faccio un piccolo spoilerino che prossima settimana avremo una bellissima diretta che faremo insieme io e Cristina, che è appena arrivata qua in negozio. E non vi svelo ancora su cosa, ma sarà molto molto interessante e secondo me coinvolgerà diversi di voi. E intanto comincio a salutare già un paio di amici, Giovanni e Marco, che si sono collegati. E che dire, saluto anche Renato. E non ho tante altre novità, sono abbastanza euforico perché comunque queste novità che vi illustrerò sono dei belli upgrade, sempre con un mix di tecnologia e tanta tanta, diciamo così, voglia di far bene. E che dire, cominciamo a far vedere un po' di capi per essere così un po' più solari, diciamo così, se possiamo dire. Quindi facciamo vedere oggi degli outfit a base di jeans, quindi un vestire informale che può essere però anche un po' più ricercato se li abbiniamo a una giacca. Quindi il comune denominatore di tutti gli outfit sono i nostri jeans. Noi però cominciamo col primo outfit con una camicia molto molto bella di bastoncino, jeans leggermente stampata sopra, quindi total body stampata ma tono su tono con una idea di colore floreale. Una stampa che si, diciamo così, vedo non ti vedo se lo possiamo dire, da abbinare per esempio con un pantalone come questo di atipico, un mitico sasà, quindi la versione un po' più corta, tessuto elasticizzato nella versione scura, tessuto molto leggero, ragazzi, un 9 once, 10 once scarso, con l'effetto a pantalone, che ha anche, diciamo, il fondo a 17 e non è sfumato. Come lo abbiniamo, ragazzi? Beh, qui ovviamente vedete il colore scuro. Lo completiamo magari con un gilet come questo, verde, che può girare un po' su tutto. Oltretutto ha un bellissimo prezzo, ragazzi, questo gilettino. Due colori. Qui siamo a 59,90 euro scontato. E lo metto qua per dargli un po' così di colore. Vado a recuperare le scarpe che mi sono accorto sono dall'altra parte. Vi chiedo scusa. Non me ne sono accorto, ragazzi, vi chiedo scusa. E le metto qui e qui possiamo abbinare, diciamo, per esempio, un completo con una sneaker della Colmar come questa, bicolore, quindi gli diamo un po' di colore, un po' di informalità. Se vogliamo invece giocare con i colori del blu, eccoli qua, abbiamo l'idea della Colmar sempre fatta a scarpa da running, base blu con la suola bianca. Li metto qui così avrete un po', diciamo, l'idea degli outfit e nella loro completezza. Primo outfit è andato, quindi un outfit facile, quotidiano, un outfit che così viene completato anche dal gilet per via del fresco che in questo momento ci circonda. Proseguiamo adesso con un altro outfit. Parliamo di jeans. Qui, ragazzi, parliamo sempre di atipico, quindi un jeans per noi fondamentale. Tessuto bielastico molto morbido, gamba asciutta sempre a 17-17 e mezzo, tasche un po' calate. Questo è un bellissimo lavaggio, un bluette leggermente sabbiato, non troppo, con la tasca calata dietro, quindi l'effetto del jeans leggermente utilizzato, con l'effetto così vintage, se possiamo dire, un colore che si presta un po' a tante, secondo me, a tanti abbinamenti. Come lo abbiniamo? Beh, con una parte sopra un po' diversa dal solito, un overshirt, quindi una camicia leggera in cotone di G-Star, il brand da jeans che trattiamo in negozio, quindi la cultura del denim che entra anche da noi, magari abbinata a una bella t-shirt come questa, una t-shirt azzurra turchesona, da magari da indossare e portare aperta. Quindi l'idea dell'overshirt, la camicia ampia, tasche applicate frontalmente. E possiamo abbinare il tutto con un
un bel gilet come quello verde precedente, quindi non eccessivamente pesante, a 59,90 di Manuel Ritz, quindi un abbinamento facile, guardate che bella nuance di colore, magari la t-shirt aperta, un vestito così un po' diverso. E qui come lo abbiniamo? Beh, potremmo metterci la scarpa di Peterella, sneaker completamente total white con la parte blu posteriore, tutta pelle, quindi una scarpa che non è delicata, molto molto leggera, la metto sempre qua, oppure magari possiamo andare con un total white di Colmar, quindi l'idea della Travis nel mondo sportivo, perché si chiama Travis Fort, con fatta in questo modo, che completa un po' questo bel outfit moderno, diverso, molto così, anche io lo chiamo giovanile, ma non è detto che sia solo da giovane, questo è veramente un bel mood di vestire informale e un po' diverso dal solito, magari dalle classiche proposte che facciamo di solito. Proseguiamo sempre con un outfit, con un overshirt. Qui adesso parto dalla parte alta, questa non è altro che un'altra variante colore di quella precedente, quindi abbiamo questo bel giallo pieno, giallo sole, G-Star lo vedete dietro, in questo effetto così un po' vintage, con le due tasche a patella applicate. Ovviamente abbiamo fatto su le maniche per far vedere come può essere interpretato in modo molto easy, abbinata a una t-shirt di Shockley rigata molto particolare, una bella, diciamo così, proposta diversa dal solito. Da abbinare con cosa? Beh, da abbinare, ragazzi, con un pantalone grigio scuro, un jeans grigio scuro, scusate, molto leggero, elasticizzato, tasca classica da jeans, leggermente baffato davanti, quindi andiamo così un po' a cambiare il tipo di colore e lo possiamo comprare, il jeans ha sempre il fondo a 17, tessuto bielastico, da magari completare con un bel gilet di Peteré, questa è una novità perché è arrivato da poco, un gilet in particolare con leggermente più lungo, quindi va a coprire bene magari anche le persone alte, questo lo dico perché tra la nostra clientela abbiamo diverse persone alte, e completiamo magari questo outfit con una bella scarpa, sempre Colmar nel modello Travis Sport, in questo carta da zucchero, un po' diverso dal solito. Qui vedete come abbiamo sposato un po' la nuance dei grigio-neri, perché il piping del gilet è nero e i dettagli della camicia è nera. Questa quindi carta da zucchero va un po' a sposare tutti questi colori. E l'appoggio qui. Terzo, quindi outfit un po' diverso dal solito, bello, divertente, e composto sempre da questi colori vivaci dati da queste due overshirt. Continuo a salutare un po' di amici, saluto Luigi e Sahel che si è appena collegato. Proseguiamo con un quarto outfit, un po' diverso dal solito ancora. Parliamo di jeans G-Star, quindi un jeans un po' più forte d'immagine, una bella baffatura importante, tessuto ragazzi elasticizzato perché lo uso anch'io. Qui abbiamo cultura del denim, quindi tasche un po' calate, vestibilità leggermente baggy, quindi un po' più larga qui, ma sempre asciutta nella parte sotto. È importante perché questo lavaggio è molto deciso, un lavaggio forte con anche delle piccole rotture in corrispondenza delle tasche, quindi un qualcosa di diverso. Come lo abbiniamo? Con una bella camicia di Harmon & Blaine, dalle righe, una delle quali fluo, quindi un po' diversa dal solito, in popoli di cotone molto leggero. Questa è una camicia veramente polivalente e anche questi outfit sono outfit veramente, ragazzi, quotidiani, ma da tutta l'estate. Come potremmo completare questo outfit? Beh, volendo anche con un overshirt come questa, denim, ma ve la faccio vedere nell'outfit di dopo. Qui potremmo completarla con un bel gilet, sempre nella nuance dei colori dell'azzurro, quindi andiamo a prendere un po' tutti questi colori, molto leggero, molto pratico. Ricordate sempre il vantaggio del prezzo di questi due colori di gilet a 59,90, da abbinare magari con una bella scarpa bianca o anche con una bella scarpa blu. Quindi abbiamo osato con un po' di colore, ragazzi, in questo momento. Proseguiamo poi con un outfit, ritornando indietro all'overshirt. Quindi abbiamo, l'overshirt. Partiamo proprio dall'overshirt, la casaccona di G-Star in questo
jeans, tinta jeans chambray, quindi stampato, non proprio tinta denim, non denim vero, quindi allo stesso tempo leggero, molto particolare perché è un po' più lunga, finitura interna in in doppio tessuto di cotone, con le tasche, guardate che bello il gioco delle tasche, ve le faccio vedere, due taschine oblique e le tasche laterali, da abbinare magari qui con una t-shirt bianca, come potete vedere di Colmar, un regular fit come giacca, molto molto veramente particolare. Se qui volessimo azzardare anche un bel colore di t-shirt diversa, gialla, arancione, gli diamo molto slancio. Come completiamo questo outfit? Beh ragazzi, qui gli diamo un bel pantalone, sempre Digistar dall'Idea Work, una tasca frontale un po' più importante, vedete, lunga con questo piping, in tessuto elasticizzato leggero, questo è un po' per un twill di cotone, però non impegnativo, la particolarità delle tasche posteriori, con i due, diciamo così, piping e a scomparsa, tasche profonde, quindi un pantalone work leggermente più comodo, in questa tinta della terra, che non è falegname, perché il falegname, color falegname è un po' più carico, che secondo me si adatta molto bene al concept e all'idea di Digistar, quindi volumi un po' più comodi, abbiamo la tendenza ad andare un po' più sul largo, e la mini tasca laterale, come la potete vedere qua, interna, quindi le tasche non vedete le fodere esternamente, ma vedete sicuramente una bellezza di un outfit un po' diverso dal solito. Potremmo concludere, diciamo, questo outfit con una bella scarpa Total White di Peteré, molto leggera, io le sto indossando, essendo in pelle poi ragazzi non è delicata, e soprattutto che vi aspetta in store. Proseguiamo poi con il penultimo outfit, il sesto outfit, una camicia che a me piace da tantissimo, che è, ovviamente partendo dalla camicia, è un effetto in cotone, quasi tovagliato se lo vogliamo chiamare, però va molto di moda, bottom down, classico quadretto bianco-azzurro, leggero, con l'effetto in rilievo, quindi un tessuto leggermente in rilievo di Harmon & Blaine, una camicia molto facile, una camicia da abbinare col maglione, da indossare tutto il giorno, aprendo diciamo i polsi e facendo sulle maniche, quindi una camicia veramente trasversale in tanti outfit. Da abbinare come? Beh, andiamo un po' più sul classichetto. Quindi sempre un jeans di G-Star, quindi cultura del denim, la classica tasca, diciamo, a giro del jeans, tessuto elasticizzato, nel colore scuro, con un fit più in figura, quindi una gamba più stretta. Guardate che bellezza, anche l'idea delle tasche un po' più basse, con il doppio, la doppia cucitura. Questa è una vestibilità abbastanza storica di, come si chiama, di G-Star, è il modello skinny, quindi non è stretto stretto ma neanche larghissimo, e un bel colore facile da, diciamo così, completare. Guardate anche l'insieme, ci abbiniamo una bella scarpa di Colmar, per esempio bianca blu, fatta in questo modo, e completiamo l'outfit secondo me con una bella nuance di colore. Qui ci potremmo abbinare tutti e due i gilet che costano 59,90 di Manuel Ritz, eccola qua, sia con l'idea del celeste, e lo metto qui ragazzi, ma magari anche con l'idea del verde, in quanto sono colori molto complementari tra di loro. Eccoli qua, guardate che bellezza. Quindi l'idea sempre è costruiamo degli outfit per andare verso la stagione calda, che ci permette di uscire anche la sera, magari con i 15-16 gradi, coprendoci con un po', diciamo così, di pelo. Ultimo outfit che vi faccio vedere ragazzi, è un qualcosa di a me molto caro, perché fondamentalmente è una camicia che sto indossando oggi. Eccola qua, camicia di Harmon & Blaine, micro fantasia, una fantasia quindi molto molto, diciamo così, decisa ma regolare, base blu-bianca, quindi molto facile, collo alla francese, tessuto leggero, tessuto molto leggero. Da abbinare come ragazzi? Beh, pantalone sempre di Harmon & Blaine, leggerissimo ragazzi, questo è un pantalone veramente che insieme a quello di, come si chiama, che vi ho fatto vedere prima, di Atipico, è molto leggero. Qui è un pantalone di Harmon & Blaine, un jeans, tessuto veramente facile da indossare, abbastanza asciutto, però leggermente più comodo, anche se è una vestibilità narrow, quindi un pantalone così, diciamo l'idea del pantalone portato nel jeans,
non eccessivamente lavorato, solo abbozzata questa slavatura davanti, sabbiatura, tasca sempre applicata. Qui abbiamo la classica impuntura in contrasto marrone che richiama un po' il jeans. Come concludiamo questo outfit? Beh, con un giubbottino molto facile, in tessuto stropicciato di peteré, quindi andiamo proprio a costruire un outfit con, dandogli un, veramente un bel input di chiaro, total white and black and white, come potete vedere. Insomma, a me piace un po' così utilizzare questi termini per far vedere un po' questi outfit. E qui li vedete insieme, aspettate che metto così, così non girano, come anche se abbiamo il dettaglio nero, nell'ottica, nell'insieme del colore denim, stiamo molto bene. Come completiamo questo outfit? Beh, con un po' di colore, e ve ne faccio vedere due, sempre con le Colmar nel modello Travis Sport, dove andiamo così un po' a costruire la versione ocra col verde, che è un po' diversa dal solito, o quella carta da zucchero fatta in questo modo. Quindi ragazzi, vedete come le nostre proposte sono trasversali, anche se adesso, diciamo, speriamo venga caldo, il clima è un attimo così freddino, fresco. Questi sono tutti assolutamente degli outfit quotidiani da indossare già oggi. Ragazzi, io per questa sera ho finito, domani torno con voi per un'altra bellissima diretta, abbiamo belle novità. Io saluto le ultime persone collegate, che sono Mariella, Andrea, Barbara e Nina. Un abbraccio forte, vi ringrazio. Qualsiasi informazione voi vogliate, potete scrivermi un messaggio in direct su WhatsApp, potete lasciare un commento sotto il video, sarò ben lieto di rispondervi subito. Buona cena e questa sera mi raccomando a vedere chi vince la semifinale tra noi italiane in Champions League. Ciao ragazzi e buona serata. Saluto al volo anche Ida che si è appena collegata. Un abbraccio, ciao!